Quel che più preoccupa è che nella pandemia vengono a riemergere quei segnali di involuzione culturale che hanno segnato sempre più gli ultimi tempi dell'umanità, indirizzata improvvidamente sugli orizzonti dell'individualismo, dell'affermazione di sé, di una libertà senza riferimenti valoriali. Così ieri il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, durante l'omelia per la messa per la giornata dei poveri celebrata nella parrocchia di San Piero in Palco a Firenze. Al termine della celebrazione, l'arcivescovo ha consegnato i pacchi alimentari ad alcune famiglie e persone in difficoltà nel centro Caritas della parrocchia. Potersi unire insieme per servire meglio i poveri è un bel segno, perché abbiamo bisogno proprio di dare segnali di condivisione, di attenzione al bene comune, di superare un po' questa mentalità individualistica che ci sta intossicando tutti quanti. Abbiamo bisogno di mostrare che è possibile fare le cose insieme per gli altri, soprattutto per chi ne ha più bisogno. E il Papa che ci ha chiamati a questa giornata mondiale. E si attende da noi appunto una risposta di attenzione sempre più pronta alle necessità dei poveri. Alla consegna ha preso parte anche Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. La cooperativa, infatti, insieme alla fondazione Il Cuore si scioglie e Onlus, ha contribuito alla realizzazione dei pacchi ed è costantemente impegnata a fianco della Caritas di Firenze per il contrasto alla povertà alimentare. Stiamo cercando di non far rimanere indietro nessuno. Questa era la campagna lanciata durante la pandemia. Oggi siamo a cooperare e collaborare con gli altri per fare in modo che la coesione sociale si rafforzi sempre di più anche attraverso l'aiuto di chi resta più indietro.